Allora, con la carta vetrata rifiliamo un pochino l'estremità, sia per un fatto estetico, sia per evitare che graffi la pelle, che graffino. In questa maniera. Poi cominciamo a fare le spirali. Allora, le possiamo fare una che va da una parte e una dall'altra, oppure tutte e due che girano, si girano da un lato, non è particolarmente importante. Si fa in questa maniera. Guardate, prendiamo una pinza con le punte rotonde, come questa. Vedete? Afferriamo proprio l'estremità del filo. E facciamo 3/4 di giro ben attorno alla ganascia, 3/4 di giro, quindi senza chiudere completamente. Dopodiché, ecco, abbasso un po', dopodiché con una pinza a punte piatte, come questa, cerchiamo di chiudere più che possiamo questa piccola asola, di chiuderla verso se stessa all'interno. Vedete, in modo che ci sia veramente un piccolo spazio, una piccola luce in questa asola. La stessa cosa la ripetiamo da questa parte. Io farò l'asola in senso opposto, facciamo due spirali che vanno in senso opposto. Quindi 3/4 di cerchio, pinza, chiudo l'anellino, c'è sempre qualcuno che a quest'ora deve rompere. Ecco qui, in questa maniera. Adesso possiamo cominciare a formare le spirali. Allora, prendiamo questa asoletta, la afferriamo con la pinza a punte piatte. Io ho rivestito, come vi dicevo, di scotch le punte. Va molto bene anche lo scotch normale, anzi forse anche meglio lo scotch quello trasparente. Comunque, afferro l'asola, devo vedere, non devo nasconderla completamente, devo vedere quello che sto facendo. L'afferro. E aiutandomi con le dita, andando piano piano, avvolgo su se stessa l'asola. Ci vuole una presa sicura, vedete? E si comincia a formare una spirale. Vedete? Così. Andiamo fino in fondo. Piano piano. Vedete, in questa maniera. Naturalmente, se i segmenti di filo sono della stessa lunghezza, le spirali verranno della stessa grandezza. Facciamo la stessa cosa di qui. Afferriamo l'asola. Il primo giro è sempre quello più difficile, difficile per modo di dire, ovviamente. Cercate di tenere i cerchi, i giri chiusi tra di loro, più chiusi sono, meglio è. Più bella è la spirale. Quasi del tutto completata. Ok? Vedete? Siamo alla fine, adesso possiamo sistemare con le mani, con le pinze, con l'aiuto di un martelletto, sistemare esteticamente l'anello e poi passarlo al mandrino per poterlo martellare. Eccoci finalmente sul mandrino e quindi praticamente siamo alla fase finale della preparazione dell'anello. Adesso possiamo martellare sia per rendere più stabile il filo, che è molto morbido, e sia per dare un effetto decorativo, come vi dicevo, vagamente diamantato. Possiamo utilizzare questa parte del martello in questo modo. Sentirete un po' di fastidio all'audio perché purtroppo, come sapete, martello ed audio non vanno assolutamente d'accordo. Oppure potrete usare anche questo martello, in mancanza d'altro va benissimo. Anche questo offre la possibilità di avere delle sfaccettature. Andiamo
andiamo avanti finché raggiungiamo la misura desiderata e l'effetto desiderato. Proviamolo. Ecco qui, l'anello è finito. Spero che vi piaccia. Alla prossima. Ciao!